Che cosa significa conservare e restaurare un dipinto, un monumento storico come questo che risale al periodo romanico? Ebbene, è quanto cercherò di scoprire alla lezione per un giorno di oggi. Per seguire la lezione teorica e pratica di conservazione e restauro mi trovo nella splendida Tremona, più precisamente davanti all'antica chiesa parrocchiale. Questo luogo raccoglie meraviglie incredibili che necessitano la cura dei professionisti di oggi, ma anche e soprattutto di quelli di domani. Buongiorno studenti del quarto semestre Bachelor in Conservazione e Restauro. Ci troviamo nell'antica chiesa parrocchiale di Sant'Agata, una chiesa notevole pregio perché contiene dipinti di diverse epoche che risalgono al XIV, al XV, al XVII secolo. Questa chiesa in sé è documentata nel XV secolo, però sappiamo che l'origine risale addirittura al periodo romanico. Mi chiamo Marco Sommarini, sono docente in conservazione e restauro. Io ho iniziato come indoratore, appassionato da tutto quello che è antico, di saper preservare e conservare gli oggetti d'arte. Avendo imparato questa professione, poi sono entrato nel campo del restauro. Impareremo a osservare i dipinti sotto diversi aspetti. È molto importante all'inizio saper descrivere il dipinto. Sono dei dipinti risalenti al XIV, al XV secolo. Cosa rappresentano? Chi li ha dipinti? A chi sono attribuiti? Qui abbiamo dei bellissimi esempi della bottega dei Serenesi e di un maestro anonimo che ha dipinto qua anche a Morbio, a Castel San Pietro. Oggigiorno il restauro viene interpretato forse in un modo diverso da quello che avevo imparato io 40 anni fa. Se una volta si vedeva quasi quasi la figura del restauratore in un artista, un pittore che sa ricostruire e ricreare, oggigiorno la si può benissimo paragonare a quello di un medico, di un dottore del patrimonio artistico. Spesso paragono la nostra professione di oggi a quella del medico, a quella del dottore. In sé abbiamo il paziente, qui nello specifico sono dei dipinti murali, che aspetta il nostro intervento. Vi consiglio di iniziare sempre proprio guardando il tutto dall'esterno, perché se cominciate a entrare, vi lasciate, per dire, ipnotizzare poi dal dipinto, dal dettaglio, è difficile poi tornare a capire effettivamente, ma adesso perché questo paziente è malato? Io ho forse il vantaggio di provenire dalla bottega e di saper trasmettere quello che voglio far vedere tramite una dimostrazione pratica. Guardate bene a luce radente come l'intonaco steso il giorno precedente è stato poi ricoperto il giorno seguente con un'altra malta. Sempre schiacciando con la cazzuola si riesce a legare le due parti dell'affresco. A luce radente però si riconosce la cucitura e si chiama quindi giornata 1 e giornata 2. Ogni volta che mi metto davanti a un oggetto da restaurare vedo delle particolarità che mi fanno dire: guarda, può essere al 99% che si tratti di un caso come hai già visto prima, però quella piccola percentuale di differenza dovuta a dei mille motivi rende affascinante ogni giorno la mia professione. In ogni caso, quello che vi chiedo è di imparare
tutte le tecniche che ci riguardano, chimica, fisica, e di studiare tante lingue. Noi non ci portiamo a casa l'affresco, quindi dobbiamo essere pronti a fare le valigie, girare il mondo per interpretare al meglio questa bellissima professione. Gli studenti che escono dopo il bachelor, dopo i 3 anni, sono in grado di operare, però non in modo indipendente, ma sotto praticamente la guida di un restauratore diplomato. Quindi possono entrare in una bottega ed eseguire tutte le tecniche di intervento che hanno imparato alla SUPSI. Mentre uno, se continua e fa ancora i 2 anni di master, riesce ad acquisire tutte quelle conoscenze tecniche e analitiche che gli permette di agire poi in modo autonomo, indipendente. Abbiamo dei documenti importanti che attribuiscono alla bottega dei Seregnesi questi dipinti del XV secolo. Abbiamo fatto delle ricerche d'archivio, adesso quello che vi chiedo è di effettivamente controllare su quello che abbiamo trovato nell'archivio parrocchiale e nell'archivio dell'UBC a Bellinzona, cosa sappiamo su questi pittori e cosa sappiamo su dei dipinti molto simili a quello che abbiamo adesso visto qui a Sant'Agata. Quindi fate questa ricerca, cerchiamo di raccogliere le informazioni che abbiamo potuto avere nei diversi archivi parrocchiali. Allora, la ricerca è già un archivio. È fondamentale le ricerche d'archivio, tutto quello che serve a livello di analisi non invasive. Sempre di più si fanno degli interventi senza dover per forza precludere lo stato di conservazione dei dipinti. Bene ragazzi, la parte teorica termina qua. Il pomeriggio passeremo alla parte pratica, vuol dire che analizzeremo da vicino i diversi dipinti murali. Quindi ci rivediamo quindi dopo la pausa. È appena finita la lezione teorica di conservazione e restauro. E state già facendo le parole crociate. Vedo che è un ambiente bellissimo, ma si sta bene qua, eh? Esatto, sì. È la prima volta che venite qui o avete già fatto altre lezioni? No, abbiamo fatto molte altre lezioni, sì, è un paio di mesi che siamo qua. Allora, facciamo un giro così vi conosciamo anche per nome, come ti chiami? Allora, io sono Dana. Dana. Daniel. Daniel. Sara. Noemi. Alice. Com'è che ti sei avvicinata, inizio a chiederlo a te, a questi studi? Perché in realtà ho sempre avuto un po' la passione per la storia dell'arte, così, e mi piace anche un lavoro pratico, che non devo stare, per esempio io non potrei mai stare in un ufficio, quindi anche questo lato della professione è soprattutto uno di quelli che mi ha spinto a sceglierlo. Adesso, toccando una semplice parete, si riesce a capire com'è fatta? Magari non nei materiali specifici, però già si riesce a capire come, cioè la tecnica che è stata utilizzata e anche i materiali in base ai periodi, andando anche un po' a esclusione. Sogni nel cassetto quali sono? Sì, diciamo che in realtà uno dei miei grandi sogni, delle mie grandi passioni è la storia dell'arte, dunque mi piacerebbe appunto accedere a una facoltà poi successiva di storia dell'arte. Ma la prima volta che sei riuscito a carpire, insomma, qualcosa di più, no? Da un dipinto, da un monumento. Che cosa hai provato? Beh, è stata una bella sensazione, soprattutto perché grazie appunto alle lezioni teoriche che ho potuto apprendere come, diciamo, un restauratore, ovviamente non molto più esperto di me, comunque appunto ha questa lettura diversa, diciamo, da una persona che non ha seguito questi corsi, diciamo, specifici sui dipinti. La soddisfazione o anche l'emozione di entrare a contatto con dei beni che pensi questi hanno 2000 anni e tu sei lì e li tocchi e sei uno dei privilegiati praticamente. A questo punto, prima di iniziare il corso pratico,
Che ne dite? Ci godiamo un po' questa bella giornata, un po' di sole, ci mangiamo qualcosa, dai. Bene ragazzi, mettiamo in pratica quello che abbiamo imparato stamattina. Il primo gruppo lavorerà sui dipinti della Bottega dei Serenesi e andrà ad analizzare i diversi segni, fai luce radente, che si vedono, sono dei segni delle linee d'ausilio di lavoro che utilizzavano gli artisti per inquadrare il loro dipinto. Quindi immagini a luce radente di tutte le testimonianze di queste incisioni, della battitura di corda, delle sovrapposizioni delle malte. Il gruppo 2 si occupa quindi oggi del NOC test, quindi va a esaminare lo stato di conservazione del dipinto. Io posso partecipare? Tu partecipi, puoi scegliere. Ho il NOC test, allora ti mando su con le ragazze. Perfetto. Ascolti veramente cosa significa. Me lo spiegheranno loro. Me lo spiegheranno. Ok. Questo è il NOC test, ho capito bene, suona diversamente a dipendenza di dove insomma, vai con il dito. Mi spieghi che cosa stai facendo? Praticamente sto valutando lo stato di conservazione dello strato di finitura. Per esempio qui abbiamo un intonaco sano, mentre qui abbiamo un intonaco distaccato. Queste informazioni, adesso io sono qui a darvi una mano, ma naturalmente ecco c'è anche Sara che vedo già pronta, con che cosa? Questa è la fotografia del dipinto in cui io riporterò poi le informazioni. Che cosa possiamo dire a Sara di questo punto, per esempio? Beh, possiamo dire che in questa zona l'intonaco sembra... Buono? Sembra buono. Sembra sano, allora prendi nota che poi il professore ci interroga. Allora, qui va bene... E poi invece questa posso provare io? Vediamo qua invece. Qua mi sembra meno. Ha un rumore un po' più. Sì, un po' più. Rimbomba un po' di più? No, è meno. È meno acuto. È meno acuto. Sono giuste queste terminologie che stiamo usando? No, sono esatte. Quello che volevo forse aggiungere è che noi distinguiamo tra due distacchi. Se partiamo dalla zona sana, poi c'è la prima fascia, che è forse quella mediamente distaccata, si può arrivare in una zona che è gravemente distaccata. Quindi in sé, sulla mappatura, ci saranno poi due distacchi ben precisi da rilevare. Ho saputo una cosa, che Alice e Sara, proprio per la loro passione, sono già dentro, ricordiamo, sono solo al secondo anno, ma già... hanno insomma il mestiere, no, che stanno imparando, hanno fatto una scoperta molto interessante. Sara, di che cosa si tratta? Cos'è che avete scoperto tutte e due? Allora, le fonti ci dicono che questo dipinto è stato realizzato da un maestro anonimo che ha lavorato anche nella chiesa di Castel San Pietro, nella chiesa rossa. E quindi noi siamo andati a visitare la chiesa, abbiamo fotografato in modo particolare il volto della figura della Madonna, che anche lì è presente, e l'abbiamo poi confrontato con il volto della Madonna presente qui. E mediante Photoshop siamo riusciti quindi a comparare le due foto e ci siamo accorti che in realtà combaciano, quindi molto sicuramente è stato eseguito dallo stesso maestro. Ragazzi, sapete che a luce radente vediamo tanti segni delle tecniche esecutive. Adesso vai a fotografare le incisioni. E in parte vedo che ci sono incisioni verticali fatte a mano libera, esatto. Poi se mi trovi anche una battitura di corda e il foro del compasso per l'aureola. Immagino che un aspetto anche molto importante, soprattutto quando si lavora nei cantieri, sia l'aspetto della sicurezza. No? Qui abbiamo un trabattello, scala, insomma ci sono tante cose a cui bisogna stare attenti. Insegnate anche questo, immagino. Sì, sì.
Esattamente, ci sono dei corsi di sicurezza, questo serve agli studenti per capire effettivamente quali sono i limiti, quindi su un cantiere si deve sempre fare attenzione, più operai ci sono sul cantiere più diventa, diciamo, a rischio, a pericoloso. Durante la pausa con i ragazzi mi dicevano quanto anche la vostra professione e le vostre materie siano diventate altamente scientifiche, no? E però comunque chi sceglie un indirizzo come questo non, immagino non deve dimenticare il cuore, l'emozione di lavorare per esempio su restauri come questi. Cosa ne pensa? Ma qui sta la difficoltà, forse, che molti dicono che il restauratore conservatore non deve avere creatività. Io ripeto una frase che mi fa, diciamo, che calza a pennello, dico: il miglior restauro è l'intervento che non si vede. Si stanno continuando nei loro lavori, ne approfitto per fare due chiacchiere col professore. Un aspetto non di secondaria importanza è la valorizzazione, naturalmente, del nostro patrimonio anche storico, e questo lo si può fare anche seguendo un corso come questo alla SUPSI. Assolutamente sì. Noi abbiamo la fortuna di vivere in un territorio molto ricco di cultura e di arte. La formazione si svolge in prevalenza sul nostro territorio, però abbiamo anche degli stage all'estero e questo ci apre tutte le porte. Praticamente la scuola, così come è adesso, offre una quantità di possibilità di lavoro, quindi al di fuori della Svizzera, al di fuori dell'Europa. Un consiglio che do a qualsiasi studente è quello di non accontentarsi e di cercare di avere tante esperienze in luoghi diversi e con laboratori diversi. Da ognuno di queste esperienze estrarre il massimo. Professor Somaini, come sono andati i due gruppi? Non mi aspettavo altro, esito molto positivo. No, veramente li vedo ogni giorno più coinvolti e penso che sia riuscito a trasmettere questa passione alla scoperta, a riscoprire le antiche tecniche decorative. Quindi è andata bene. Bravissimi, grazie. Grazie anche a voi per avermi, insomma, insegnato anche voi qualcosina. Grazie mille professor Somaini, grazie, è stato un piacere. Grazie a voi, grazie. Arrivederci, grazie per averci seguito. Alla prossima settimana per un'altra lezione per un giorno. Ciao, arrivederci.